come funziona. Quando fai la riforma sanitaria e metti a capo delle aziende sanitarie e degli ospedali tuo cugino e la sorella della tua amante, è ovvio che non hanno la più pallida idea di cosa diavolo si metta sul cuore delle persone. Poi c'è il primario che ha i suoi interessi e poi c'è quello col bisturi in mano che dice: o mi date quella valvola o io me ne vado, perché io quella ci devo mettere, non è che ce ne metto un'altra. Allora, se tu fai governare la spesa pubblica da gente che non conosce il mestiere della valvola, io non credo che la sanità debba essere amministrata dal medico, ma da uno che sappia che cos'è la sanità, sì, mica da uno che passa. Cioè l'idea che la politica sia quella cosa che può fare chiunque non sia riuscito a fare altro, non è corretta. Cioè io non capisco perché se mi si ferma l'orologio, chiedo un orologiaio, non chiedo un passante, non chiedo una... avete un amico, no, avete un orologiaio, se mi si guasta un paese dico vabbè, vediamo a chi glielo diamo in mano. E no, sarà forse più complesso di un orologio un paese. Quindi queste cose si possono. Oggi la politica, e mi taccio, non è che abbia tutta questa forza e questa credibilità. Non ce l'ha il centrodestra e non ce l'ha il centrosinistra. Se voi guardate le ultime elezioni amministrative e referendarie, il risultato che avete di fronte è di un paese arrabbiato, schiumante rabbia, e con una confusione mentale totale. Solo così la propaganda può dire: la sinistra ha vinto a Napoli e a Milano. A Napoli ha vinto una roba che è un'offesa alla città di Napoli, al meridione, alla cultura, a quella che è stata una grande capitale europea. Un'offesa, un'offesa. Il peggiore prodotto della peggiore mala giustizia è sindaco di Napoli. Ma come ha fatto? Il centro-destra a perdere le elezioni a Napoli? Semplice, perché dopo 15 anni di bassolinismo che ha avvelenato Napoli, ma non nel senso di ci ha avvelenato, no, avvelenato, allora stavo prendendo una monnezza, fino al secondo piano, ancora al terzo piano, mi diceva miseria. Dopo 15 anni di questa roba, dopo 15 anni di affari con la camorra, fatti dal comune prima e dalla regione poi, e non è roba che dico io, è roba che dice il sindaco di Salerno, che è del DS, per essere chiari. Chiunque si fosse presentato dicendo io sono contro questa cosa, doveva vincere, deve vincere. Ma se la sinistra fa le primarie, poi le annulla perché erano truccate, le primarie della sinistra sono sempre state truccate. C'erano, a Bologna c'erano i filippini in fila che dicevano vado a votare per il leader del PD. Cioè, lei lo sa cosa è il PD? Dice, no, però vado a votare per il leader del PD. A Roma quando elessero Veltroni leader c'erano gli extracomunitari, che per carità, voi non considerate? Sì, consideri, magari gli spieghiamo chi è Veltroni, no? No, però per gli altri c'erano gli intruppavano. A Napoli le hanno annullate perché erano truccate e hanno alla fine subito la presenza dell'attuale sindaco. Il centrodestra ha brillantemente candidato un soggetto che a Napoli ha una sua storia, magari voi potete non conoscerlo, ma i napoletani la conoscono. Al ballottaggio i napoletani potevano votare tutto tranne che contro Bassolino, perché avevano il socio e il vendicatore di Bassolino. Questa è la realtà. Allora, questa è la politica di oggi, è ridotta in queste condizioni. Come fa una politica ridotta in queste condizioni a recuperare la forza, la dignità per dire facciamo queste riforme, cambiamo strutturalmente la spesa pubblica? Che significa andare contro gli interessi di qualche insegnante, di qualche dipendente pubblico, di gente che protesterà avendo perfettamente torto, ma comunque avendo, diciamo così, elementi per protestare? E in questo paese quando qualcuno protesta ci si occupa tutti di quelli che protestano e gli altri che sarebbero i beneficiati tacciono.
poi tacciono loro quando protesta un altro, quindi tu te la vedi solo con quelli che protestano. Come fai a recuperare? Devi essere in grado di tagliare in maniera considerevole una spesa che di per sé non è drammatica e non è neanche decisiva, ma che ha un grande senso, ed è il costo della politica. Tu cominci a tagliare te stesso e vedrai che forse comincio a crederti. Come si fa? Non è difficile. In Italia noi eleggiamo 120.490 consiglieri comunali, 3.246 consiglieri provinciali, i quali danno luogo a 36.112 assessori, 1.117 consiglieri regionali, di cui voi non sapete il nome e il cognome, tranne 7 o 8. Allora è possibilissimo prendere questa roba e tagliarla a metà. Avrete consiglieri comunali più conosciuti e più influenti, consiglieri regionali più conosciuti e più influenti, avrete assessori che contano qualcosa. Potete prendere le province. Le province sono una cosa meravigliosa che sfida le leggi di natura, cioè sono almeno 40 anni che le vogliono abolire e nel frattempo crescono. Noi abbiamo la bellezza di 19 province con meno di 200.000 abitanti, cioè hanno fatto la provincia dove non c'è stato un comune in buona sostanza. Se ne vanno 14 miliardi di euro ogni anno per pagare le 61.000 dipendenti delle province. La gente paga le tasse, diceva prima adesso, senza sapere, io quando la pago la tassa alla provincia? No, io non pago la tassa alla provincia, chi l'ha detto? Si paga sull'imposta di trascrizione, sull'RC auto, sull'addizionale energetica, sono tutte cose, tasse che vanno alla provincia. Le province possono essere tranquillissimamente cancellate, perché dove ci sono le grandi città e le aree metropolitane funzionano quello, dove non ci sono quelli ci sono i consorzi comunali, dove non ci sono i consorzi comunali ci sono le regioni. Ne abbiamo a strafottere di questa roba, possiamo tranquillamente... Tu taglia questa roba, fammi vedere che qualcuno dei tuoi se ne va, trova l'occasione per cui gente come D'Alema e Veltroni subiscano un'emozione straordinaria nella vita di andare a lavorare. È un'ipotesi. Esiste l'ipotesi. C'è anche l'ipotesi di lavorare e uno poi l'altro poi anche. Ma crea felicità, perché una sera torna a casa dicendo ho guadagnato dei soldi, si sente meglio, dorme più tranquillo ed è più felice nella vita, quindi regaliamo felicità, tagliamo queste spese. Grazie.